Ciao Panda Corni, benvenuti in un nuovo video ed è un video dove testiamo dei prodotti della marca Pomelo più Co. Non so come si pronunci, però praticamente un influencer, tra parentesi, che seguo ha pubblicizzato questi prodotti e ero curiosa di provarli anche perché c'era uno sconto abbastanza accattivante. Ora, questo prodotto viene, mi sembra, sui 30 euro e l'ho pagato 11,99, non me lo ricordo. In più c'era in omaggio un altro di questi e io per curiosità ho voluto comprare anche questo e andremo a provarlo. Ora, io l'ho tenuto 10 minuti in frigo prima di portarlo qua da voi, perché c'è scritto di tenerlo 10 minuti in frigo. Prendere una noce di prodotto, metterla nelle lunghezze. Ora, io non ho tantissime lunghezze, però teoricamente fa miracoli, da come ci hanno spiegato queste influencer, e io sono qua per provarlo insieme a voi, perché comunque sia, loro non so cosa altro si mettono, però io solitamente faccio una maschera anche in doccia. Oggi non la farò, questa cosa bisogna tenerla mezz'ora in testa, poi farsi la doccia. Io andrò a utilizzare il mio solito shampoo e il mio solito conditioner, però teoricamente questa è una maschera, si chiama Vanilla Boost Repairing High Treatment Vanilla più Almond Oil, vabbè. Quindi lo proviamo. Ok, li ho aperti tutti e due praticamente. Si presenta così. È veramente duro, non ho capito come si fa a farlo uscire. Cioè, per farvi vedere, ok. Sta uscendo. Ok. Questo è il prodotto che metterò io, penso basti, e teoricamente bisogna prenderlo, fare così, come vedete si è completamente sciolto, ho le mani completamente unte e bisogna metterlo così. Si sta di nuovo parlando da questa fotocamera, non ho capito perché fa così. Cioè, penso di doverla riportare a sto punto, non è possibile, ogni volta che faccio un video, cioè, si appanna così tanto. Beh, non ho capito il perché, ve lo giuro. Comunque, ci sono ancora gli sconti, quindi se vi interessa, appunto, potete andare sul sito ad acquistarlo, perché ci sono ancora degli sconti. Ok, io l'ho messo, però sinceramente ne metterei un altro po'. Ne metto altrettanto. Ok. Si scioglie veramente facilmente, cioè si vede sopra più oli. Scusate se... No, vabbè, ma perché sono così tanto appannata? Cioè, ma ve ne rendete conto? Beh, ora tanto come la spengo per aspettare mezz'ora. Ok, ho i capelli veramente tanto unti. Ora, io senz'altro ho preso un po' anche la base, ma perché ce li ho corti, raga. Ora, io ho capelli veramente tanto trattati. Vabbè, ma non si può vedere sta cosa. Allora, si è spannato l'obiettivo. Io non capisco perché mi faccia così, perché si impanna proprio all'interno, quindi devo aspettare che vada via l'alone. Eppure è nuova, raga. Cioè, boh, vabbè. Comunque ho raggiunto l'obiettivo, tipo capelli non lavati da 3 anni, cioè ci si possono friggere le patate fritte, però va bene. Sono quasi passati 30 minuti e, come vi stavo dicendo prima di interrompere il tutto, io ho capelli veramente trattati, super decolorati, quindi vanno seguiti e curati, se no diventano paglia. Quindi vediamo come risultano sul mio capello, perché un conto metterlo su un capello curato che certo ti aiuta, ti dà idratazione, però ce l'hai già curato. I miei invece sono veramente trattati e vediamo come si comporta. Ora vado a fare la doccia e poi proviamo anche questo qua. Questo va messo sul capello bagnato, quindi li asciugherò qua con voi dopo. Prima di asciugarli, appunto, proviamo a mettere questo. Io solitamente ci metto 2 goccine di cristalli liquidi, come vi ho fatto vedere nella mia hair care routine,
Vediamo come si comporta. Questo praticamente sarebbe un siero alla vaniglia, che sarebbe sia profumo per i capelli che per più vitamina E, che comunque sia, diciamo, sono una specie di specie veramente simile. Ora, io la vaniglia all'interno non la sento, se mi seguite su Instagram vi ho detto scherzando che sembrava tipo il coso antipulci per cani e gatti, perché, che poi a me non dispiace quell'odore, però, oddio, sto perdendo, vediamo, perché non è oleoso, non è super oleoso come i cristalli, cioè è tutta un'altra cosa. Però vediamo come si comporta. Il profumo non è malaccio, un pizzico di vaniglia c'è. Però vediamo come si comporta, appunto. Ora vado a fare la doccia e ci vediamo subito. Quella boccettina è troppo bella. Perché c'è questo punto esclamativo? Allora, ho fatto la doccia, questa è la situazione, c'ho freddissimo, quindi vado a mettere 3 goccine, c'è scritto così, 3-4 goccine nelle mani. E poi metterlo nelle lunghezze. Io ne ho messo 5. Io sono molto brava. Vabbè, non ne ho lunghezze, che faccio? Che li ho asciugati più o meno, cioè sono ancora un po' umidini, però tanto, sto a casa e sinceramente mi piace come mi ha fatto il capello. Ora io non so se andare a rischiare e metterne altre 2 goccine così da asciutto, ho paura che me li unga, però ne metto giusto 2 qua davanti. Così li spettino un pochetto. Il profumo dei capelli è rimasto buono comunque sia. Morbidi non me li ha fatti stramorbidi, però comunque sia mi piace l'effetto che mi ha dato. Cioè, ora sono bagnati, non sono sporchi, eh. Però mi piace come sono usciti. Cioè, diciamo che è più o meno una maschera abbastanza normale. Ora non la voglio paragonare, per carità, alle maschere da supermercato, perché manca paragone. Cioè io quelle proprio le odio, non servono a niente, ti sporcano solo i capelli perché te li ammorbidiscono lì al momento, ma non servono a niente. Però mi piace come me li ha fatti. Sicuramente darò un risultato migliore a lungo andare, anche perché la prima volta che lo provo. C'è da vedere se appunto me li unge, nel senso se me li ha appesantiti, quindi quello ve lo farò sapere, ma nelle storie di Instagram. Magari fare una cartella appunto dove vi scrivo review, recensioni dei prodotti, in modo che poi se arrivate dopo sul canale c'è la cartellina in evidenza dove vi faccio sapere dei prodotti, capito? In modo che non sparisca dopo 24 ore, quindi magari farò così, mi metto un attimo e ve lo faccio, però mi piace, cioè mi piace come me li ha fatti. Quindi sinceramente se la trovate a 11,90 come l'ho trovata io, ve la consiglio, però per 30 euro mi sembra un po' esagerato, almeno per come la vedo io. Questo, non lo so questo, devo vedere anche questo come me li faccio, ora non vi posso dare un parere subito perché... Non sarebbe ottimale, diciamo, però c'è scritto questo che si può mettere appunto anche così se vuoi profumare i capelli
magari te li vedi un po' secchi, te li puoi mettere quando si ingira, non so, c'è scritto così. Quindi vediamo. Vi farò sapere appunto su Instagram, magari anche in un prossimo video, così alla veloce ve lo farò sapere, però come me li ha fatti sinceramente mi piace, non fate caso al taglio perché non li posso tagliare, li sto facendo crescere e non hanno un senso proprio, purtroppo non posso fare manco la ricrescita perché se no li rovino, visto che qua sono ancora corti, quindi sono quel che sono purtroppo adesso i capelli finché non li faccio crescere. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete provato questi prodotti fatemi sapere nei commenti come vi siete trovati. Io ve li consiglio se li trovate in offerta a prezzo pieno, non lo so, però ora ci sono le offerte, quindi se volete andare a dare un'occhiata, appunto il nome ve l'ho detto del sito. Attenti perché c'è anche un sito fake. Quindi assicuratevi che sia quello giusto e nulla. Io vi mando un bacio, un abbraccio. Se ancora non siete iscritti, vi consiglio di iscrivervi per supportare il canale. E lasciate un like. Io vi mando un bacio, un abbraccio e Nox.